Buongiorno da Giulia Mancinelli. I carabinieri della compagnia di Senigallia ieri mattina hanno effettuato un servizio antidroga con l'ausilio dei carabinieri del nucleo cinofili di Pesaro. Sono stati impiegati in tutto 10 militari che hanno svolto controlli nell'area del campus scolastico, in alcuni luoghi del centro di Senigallia e anche alla discoteca Mamma Mia, dove i ragazzi stavano festeggiando i 100 giorni all'esame di fine anno. Nel corso dei controlli sono stati trovati 2 spinelli e una dose di cocaina abbandonati in luoghi pubblici. La droga è stata sequestrata. I carabinieri della stazione di Arcevi hanno invece notato l'altra sera all'ora di cena una persona che si muoveva per le vie del centro in evidente stato di ebbrezza. I militari hanno deciso di controllare l'uomo, che è stato trovato anche in possesso di un grammo di hashish. L'uomo, un trentenne nordafricano residente in Puglia, è stato denunciato per ubriachezza molestia e segnalato come assuntore di droghe. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso meteo per vento forte valido fino alle 15 di oggi. L'afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali determinerà l'attivazione di venti di Garbino nella prima parte di oggi. Il territorio di Senigallia sarà interessato da venti sud-occidentali moderati lungo il settore costiero e di prima collina, forti nelle zone alto-collinari. Intensità in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Dal 1 aprile saranno ripristinate tutte le luci della città. La decisione è stata presa dalla giunta comunale, che ha deciso di ripristinare l'illuminazione pubblica disattivata a novembre per fronteggiare la crisi energetica. Le luci di tutti i marciapiedi dei lungomari e delle strade munite di doppia illuminazione saranno riaccese a partire da sabato 1 aprile, in concomitanza con il periodo pasquale, che prevede un consistente afflusso di turisti. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Corinaldo hanno incontrato i giovani nell'ambito del progetto Voices, un tavolo del sociale e servizi alla persona pensato per pianificare le politiche giovanili a partire proprio dai ragazzi. 5 mesi fa è stato chiesto ad un pool di 15 giovani tra i 13 e i 18 anni di presentare idee e proposte per la città che vorrebbero. La sintesi è stata ora consegnata alla comune, che la tradurrà in opere concrete. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.